Salve ragazzi, buonasera. Sono Michele Prezioso, agente per la Tubertina in Sardegna. Siamo nel negozio Matti per la Pesca, ospiti di Fabrizio Schirru e Giuseppe Cancella. Siamo qui nel sud Sardegna per affrontare una tecnica di pesca un po' particolare, molto innovativa. Quindi oggi affronteremo una sessione di morto manovrato e vivo manovrato. Finalmente riusciremo a uscire in barca con Michele, perché ci proviamo da tanto. E andremo a fare queste nuove pesche verticali, a cui noi però faremo delle varianti. E allora, la prima domanda che ci siamo posti, e penso che ve la ponete pure voi: perché siamo su due panchetti fermi qui e non sul mare? Non siamo sul mare perché oggi il tempo era davvero difficile, cioè non ci ha permesso di uscire da tre porti. Siamo arrivati lì e non c'è stato nulla da fare, abbiamo rimandato tutto a domani, ma viste le poche ore di luce a disposizione e l'ospitalità di Fabrizio Schirru, abbiamo pensato di avvantaggiarci e formare un tutorial su come fare questo tipo di pesca per affrontare una battuta di vivo o morto manovrato. A domani. Pronti? Abbiamo avuto una levataccia perché ieri il tempo, come abbiamo detto in negozio, non ci ha dato la possibilità di uscire, quindi dobbiamo cercare di fare tutto il possibile oggi. Prima la caccia al calamaro in compagnia di Fabrizio Schirru. Ciao, buongiorno. E in compagnia di Giuseppe Cancella, Matti per la Pesca. Oggi lui sarà il nostro skipper. Abbiamo montato le due Junkoro, che sono delle canne specifiche della Seika, sempre importate e progettate da Tubertini per il calamaro, per la tecnica, diciamo, del tataki. Siamo con due mulinelli, Fabrizio ha un Viral con del multifibre verde della Jig & Make 8 014 e lo stesso 014 lo abbiamo del Viral, montato però su un Toda 6500. Due mulinelli leggerissimi ma potenti, perché poi a pescare a 70-80 metri con 100-150 grammi di piombo e si spera con qualche grammetto di calamaro vicino, c'è bisogno di un attrezzo affidabile. Questi sono i nuovissimi... Il pagliaccetto, noi li chiamiamo pagliaccetto. Poi chiaramente ognuno di noi dà un nome simpatico al proprio artificiale, ok? Io ce ne avevo uno, si chiamava Maradona. Ognuno ha la propria fede. Io faccio dei travi con 5 snap, in modo tale da poter mettere 5 colori per volta. Ci dici un po' le misure che tu adotti per montare gli snap? La lunghezza del trave è sempre è proporzionata alla lunghezza della canna, quindi io uso la Junkoro 2,40 m, quindi il mio trave non sarà più lungo di 2,20 m, ok? Metto 5 snap a distanza più o meno similare l'uno dall'altro. L'importante è avere la possibilità di mettere svariati colori e cambiarli continuamente, fino a quando non troviamo il colore giusto, allora a quel punto il gioco è fatto. E allora Giuseppe finalmente ci ha trovato il primo calamaro e dopo il primo, come si dice a Napoli, c'è sempre posto anche per il secondo. Giuseppe ha in mano la Junkoro, il primo prototipo della Junkoro che abbiamo provato qui in Sardegna. Siccome lui è un po' chic,
E allora è Vosa. C'ha la canina Vosa lui. Eccolo qua. No, è andato sul nuovo. Sulla testa blu pigiamato. Il cosiddetto pagliaccetto. Venga, dottore. Siamo agli inizi di febbraio, fa molto freddo, il sole comincia a sentirsi per fortuna, perché se no rischiamo il congelato. Abbiamo innescato un calamaro sulla più leggera, piccolino, come abbiamo fatto vedere l'innesco, e abbiamo innescato un sardone morto sulla più pesante. I calamari vivi li vorremmo giocare dopo che abbiamo visto, insomma, di che cosa si muore qui. Giuseppe è in pesca con il nuovo rotante della Ryobi, con guidafilo e tutto. Quello lì è un Osiris. Io sono in pesca con il già collaudato con denti ferricciole, il Kota, il piccolino, il più piccolo dei Kota che abbiamo prodotto in casa Bubertini, un 12. I terminali sono di 0,52 Soflex Momoi e l'altro è 0,52 Neo Momoi. Uno è col rosa e un altro, insomma, è il colore normale che abbiamo sempre usato. Abbiamo 5 calamari in vasca, 5 calamari vivi. Abbiamo visto, insomma, che il sistema va bene, però con il morto, siccome i calamari non sono molto buoni, non abbiamo riscontrato, insomma, l'attenzione dei pesci che ci interessavano. Abbiamo avuto qualche marcatura importante, quindi abbiamo deciso di rimontare il pallino con un terminale da 1,5 m sempre tipo vivo, e facciamo questo lavoro qui con un calamaro vivo. Quindi adesso vedremo l'innesco del calamaro vivo eseguito da Fabrizio. Quindi il trainante, passante nel tubicolo della coda, e il ferrante, cercando di non farsi del male, lo mettiamo in testa, senza penetrare e ledere punti insomma importanti. Ecco, gli togliamo le granfette, ecco qua. Per quanto riguarda la Sayaka, abbiamo una 150-200 e una 200-250, e poi abbiamo portato con noi, per utilizzare un fisso in caso di prede più piccole, una Shibani da 100-150 grammi. Che pesce, ecco, ecco, è dentro. E allora, ragazzi, Fabrizio ce l'ha fatta, il primo pesce in canna,
Stiamo aspettando da tanto, penso sia un bel dentice. Facciamo una scommessa? Chi perde paga il caffè, quanto lo stimi? Non lo so. Non lo so, non ci interessa, però paghi il caffè. No, è un bel pesce. Pesce sì, vogliamo il peso. È un pesce di... stimo io, 5-6 kg. Allora, 6 kg. Tu? 6 kg ce li ha tutti. No, 6 kg o meno o più? Cioè, non è che allora puoi dire... Allora voto di più. Ok, tu vai a? 6,5 almeno. 6,5. 6 kg, ok, mi metto al centro, faccio 6,3. Goditelo, goditelo. Ci siamo uccisi una giornata intera. Goditelo, goditelo, perché ce n'è. Ti voglio solo dire che se fai presto ce n'è anche un altro lì, perché la Giusi ha voglia di lavorare. Ma va là! Magari è una ragna. È una ragna? Una ragna rosa? Ha fatto di qua, non arriva secondo me a 3,5 kg, però è il risultato di tanto lavoro, ricerca. È il primo pesce dell'Osiris, direi che dai un bacio, va. Parliamo dei monofili, sia quelli che abbiamo usato come terminali, quindi fluorocarbon della Soflex Momoi, e parliamo dei multifibre che abbiamo imbobinato, quindi Jigline MX8 sempre Momoi, Ryujin sempre Momoi, con due, sono tutte e due 8 capi. Entrambi hanno quasi la stessa forza, solo uno è un po' più setoso, l'altro più resinato. Abbiamo imbobinato i due mulinellini, il nostro Kota, che praticamente è il mulinello per eccellenza, che per 2 anni per la traina. Abbiamo imbobinato il 12 con un 30 libbre. Con questo cercheremo di pescare con il morto manovrato, quindi praticamente potremo usare la ringa, il sardone, il sughero, il calamaro, la seppia, e andare a cercare paraghi, pagelli e quant'altro, ma comunque di stazza. Poi adesso Fabrizio ci spiegherà, con la presentazione del nuovo mulinello, l'altra canna, che cosa serve, che sono sempre praticamente la 2 coppie di Sayaka. La mia è 150-200 e l'altra è la 200-250. Questo è il modello un po' più pesante, diciamo. Sì. L'abbiamo abbinato al nuovissimo mulinello all'Osiris, mulinello che la Ryobi ci ha preparato per le pesche verticali, un mulinello che andrà in produzione a brevissimo, un mulinello veloce intorno a 6.3.1, c'è anche una capienza abbastanza importante, perché noi siamo riusciti a mettere, in questo caso abbiamo messo quasi 300 metri di Ryujin 40 libbre, quindi uno 0.20 2023, ok? Mentre se noi montiamo un 30 libre come l'MX8 ci stanno perfettamente 300 metri. Questa canna qui noi la dedicheremo al vivo, cioè monteremo una nuova piombatura che Tubertini ci ha fornito, e useremo una sorta di paratura simil traina a cui cercheremo di mettere un vivo, quindi probabilmente un calamaro. E poi abbiamo la terza canna, che è la Shibani, che è la canna un po' più economica rispetto alla Sayaka, e questa la dedicheremo invece a pescare sempre con i nuovi piombi colorati, però con le strisce, quindi dedicata a pesci mediamente più piccoli.
Allora, sto provando. Adesso ho messo il vivo, ecco, sta mangiando. Parte. Ce l'ho! Che pesce! Li scommettiamo, ma giusto per la par condicio. Io dico 3 kg. Secondo te è più grande il tuo? Sono pesci piccoli, non sono grandi, eh. Però il vivo sì, il morto no. In quota, eccolo, sale. Eccolo qua. E allora, chi è che ha vinto? Io, perché ho scommesso da solo. Certo. Quindi pago 2 caffè. Quello di prima e quello di dopo. Vaffa. E che fani, no? E vaffa. Il terminale al quale andrà collegato questo tipo di piombo, che a forma piramidale prende il nome di teniachi, perché vengono dalla Grecia e sono fatti per manovrare il morto. L'altro invece, che viene usato sia per il polpo vivo che per un'esca viva montato diversamente, ha un nome diverso, che sarebbe praticamente il live jig, quindi da vita comunque sia al morto che al vivo. Questo qua invece, che sarebbe il teniachi, non è altro che un piombo con base a piramide, quindi voglio dire a forma di piramide con base rotonda, che battendo a terra tiene praticamente l'esca sempre aderente al fondo. Quindi il movimento sarà quello di far strusciare, quindi creare la nuvoletta e l'interesse al predatore, al gruforatore o chi per esso sia, e poi tenere l'esca sempre radente il fondo. L'amo che esce diretto dal piombo va messo nel sedere o nel naso, oppure voglio dire in testa ad un polipo, e l'assist che parte da sotto poi va montato nel sifone oppure nelle granfette, diciamo, della seppia. Però se nel caso dovesse capitare che il pesce che abbiamo da innesco o il cefalopode che abbiamo da innesco è più piccolo, per accorciare va avvolto sull'amo di piombo e si accorcia contemporaneamente, perché resta sempre fermo l'amo, si accorcia contemporaneamente e si riesce ad innescare anche un piccolo pesce oppure una piccola seppia. Allora, questo invece è il live jig, una sfera con 3 ganci, quindi noi possiamo variare anche il punto da cui lo trainiamo. E monteremo un calamaro vivo e quindi andremo a cercare di insidiare pesci importanti. Siamo presi una pausa dopo i 2 pesci, è febbraio, è una giornata stupenda, siamo sempre qui a Porto Scuso e siamo passati per il Pau da Zucchero Sardo, siamo stati giù, che cos'era lì? Porto Flavia. Adesso ritorneremo, lasceremo con un angolo al cuore questo oro, perché è bellissimo, è veramente qualcosa da vedere, spettacolare. È la mia ultima venuta in Sardegna, volevo dedicare un dentifricio al Calasole. Volevo dedicarlo a me, che chiudo con la Sardegna, e a lui che la riapre. Schirru, nuovo rappresentante di Tubertini in Sardegna. Ringrazio innanzitutto l'azienda Tubertini in nome di Glauco e di Lele Tubertini, e poi chiaramente ringrazio di cuore Michele, che è stato un grande collaboratore e un grande amico.
eccolo là. Eccolo, eccolo qua, questo è un pescione, vedi? Altro giro, altra corsa. Mettigli un po' le mani. Questa non è pesca, questa è proprio i matti per la pesca. No, questo lo sto tenendo. Che lo sto tenendo. E se n'è andato. Ragazzi, non so se ve ne siete resi conto, ma questo era veramente un pesce. Allora, Fabrizio ci ha appena comunicato che ci sono delle marcature interessanti. Stiamo praticamente girando intorno l'area dove Fabrizio ha marcato questi pesci. Saranno sicuramente identici. Abbiamo innescato il calamaro vivo, stiamo pescando con uno 0,52 della Soflex. Abbiamo un 51,80 6,0 come amo ferrante, un SSV 4,0. Eccolo, eccolo, eccolo. Preso. C'è. Come no? È lui. Con queste cannine qui è davvero una cosa emozionante. Ci abbiamo Niki Lauda dall'altra parte. Sto pesce che non ne vuole sapere, però diciamo che la Sayaka un po' di schiena ce l'ha. Eccolo qua. E quindi il pallino. E allora, come dicevamo, più Jim Momoi, Osiris, cannina Sayaka, denticiotto, penso che sia uguale a quello di prima, forse un po' più grande, penso sia un po' più grande. Mi ha mangiato, mi ha praticamente tirato a mare. Goduria. Questo io lo dedico alla mia stella. Ecco qua, siamo al terminale. Eccolo che sale. Il pallino è un pescione. Bello, comodo. Sono qui, vieni qua, dove? Dove devo venire? Sei tu che devi andare, non io che devo venire. Quindi questo è un pizzico, forse un pizzico più grande di quello di prima. Pallino e Osiris. Sayaka, calamaro, Sardegna. Cioè, poi non dimentichiamoci del matto per la pesca qui, che è matto quello. Questa è la Sardegna, c'è poco da fare, sono cose che non capitano in tutti i posti, non sono pesci grandi, ma con queste attrezzature sono pesci che ti fanno divertire veramente. La grande difficoltà è stata reperire l'esca fresca, quindi la difficoltà nei calamari, anche perché il calamaro che avevamo congelato oggi non stava dando e oggi abbiamo dovuto giocare le nostre 4-5 cartucce in modo molto molto preciso. E allora, chiusura della giornata, due mangiate che non sono andate a buon fine, abbiamo testato le attrezzature, siamo contenti di quello che abbiamo praticamente avuto a disposizione, le canne da calamaro sono andate bene, le nuove cannine con il mulinello nuovo hanno funzionato alla grande. Un saluto da Matti per la Pesca, Fabrizio Schirru e Michele Prezioso a tutti gli amici da Fishifu da Porto Scuso. Ci rivediamo presto. Ciao, alla prossima.